Ve lo dico soltanto perché è anche giusto per mia, diciamo così, coerenza, insomma la base motoria dell'apprendimento è questo ormai accettato, l'accettata presenza di una base motoria nel nostro cervello, nell'area del nostro cervello deputata all'apprendimento. Quindi secondo alcune teorie gli apprendimenti anche cognitivi, che sono sempre stati visti così separati, no, dalle emozioni, hanno invece un'area del cervello deputata al movimento. Questo non significa però, attenzione, che per apprendere delle cose dobbiamo per forza muoverci o fare un movimento, ma che esiste un'area del cervello che è un'area motoria, intenzionale e non intenzionale, attraverso la quale noi possiamo apprendere. Anche apprendimenti solamente e puramente di tipo cognitivo. Abbiamo visto l'elefante, no? La tristezza va lì, lo rispecchia, ma fa una cosa importantissima. Lo tocca, c'è un contatto, mette la mano sulla mano. Che cosa succede quando ci diamo la mano, ci abbracciamo, ci tocchiamo? Oggi la scienza ci dice che succede una cosa. Succede che l'amigdala, che è questa parte della nostra struttura cerebrale che lavora molto di più per le emozioni, produce un neurotrasmettitore collegato all'ormone dell'ossitocina. L'ormone dell'ossitocina è un ormone che le donne producono durante il parto e che serve a sentire meno dolore. Allora, 30 secondi di abbraccio e di sguardo contatto negli occhi fanno sì che l'amigdala produca questo neurotrasmettitore e che ci arrivi questo ormone, si produca dentro di noi e l'alert del dolore viene allentato. Tutto questo perché l'hanno scoperto i ricercatori, perché sono andati a studiare? Perché hanno voluto capire perché queste emozioni, cosa c'entrano queste emozioni con i processi di apprendimento. La psicologia dei processi cognitivi separava nettamente il processo di apprendimento cognitivo dalle emozioni, diceva che erano due cose completamente diverse. Invece pare che la famosa Brahm cognition, la scienza calda, i processi di cognizione caldi e quindi le emozioni, non solo influenzano i processi di apprendimento, ma addirittura modificano le strutture mentali e neuronali del nostro cervello. Come? Se io provo una forte emozione come in questo momento, no? Che cosa notate? Che io sto parlando un pochino in fretta, che ho il respiro un po' più veloce, che mi sto emozionando, dentro di me sta accadendo un'emozione caldissima, qualcosa che se venisse misurato in Hertz darebbe un picco d'onda altissimo. Questa cosa qui mi può provocare due cose. Una reazione biochimica, perché il nostro cervello è un ribollitore biochimico che produce energia, che può sfociare in un cortocircuito emozionale. Cioè, oddio, non mi ricordo più niente. Questo fa scattare un allarme nel mio cervello. Dire ok, sei troppo emozionato, l'emozione è talmente forte che ti sei dimenticato tutto, e questo processo di forte emozione va a modificare delle strutture mentali chiamate, scoperta recente, il connettoma.